La biblioteca Poplite Fumetti contiene oltre 18.000 pezzi, frutto di 30 anni in cui sono stati accumulati giornalini, riviste, fanzine, libri, ristampe anastatiche, cataloghi ed altro. Il tutto stipato in questi 8 scaffali che state vedendo in panoramica e che ora andremo a vedere uno ad uno. Questi qua in alto sono Topolini libretto, circa 500 numeri. Qua abbiamo volumi cartonati da edicola, i mitici Disney, quelli con la moneta allegata. Questo è il contenitore delle monete. Strisce giornaliere di Topolino a colori. Sotto abbiamo alcune ristampe anastatiche, albi, riviste, fanzine varie, soprattutto dietro. Qua la fanzine Wow e queste sono le anastatiche degli albi del Falco Mondadori. Scendendo, altri cartonati da edicola, Valentina, Manara, Pazienza, Giardino, Corto Maltese e alla fine i bei volumi cartonati della editrice Nord. Scendendo sotto abbiamo The Complete Karl Barks, anni 80, prima cronologia completa, in 32 volumi in bianco e nero cartonati. Qua abbiamo alcuni volumi della serie Walt Disney Presenta e poi la famosa enciclopedia De Agostini. Sotto un po' di materiale dell'Anafi, spillati, volumi. Qua invece volumi vari, tra cui segnalo il bellissimo Tamara Drew di Posy Simmons. Qua abbiamo altre ristampe, albi di Marcello Toninelli spillati. Questo è il reparto cofanetti, Tenten, Kokoro, i quaderni giapponesi, Corto Maltese in bianco e nero, Jonas Fink, Capitan Eric, Larry Yuma, i Disney italiani, Bolide e Watchmen. Scendendo abbiamo volumi cartonati di grande formato, Asterix, Gaston Lagaffe, Spirou, le avventure di Aleph Tau, la casta dei Metabaroni, la collana I Cartoons in Grande dell'editoriale Corno, la collana La Società dell'Immagine della EDTM, Blueberry, Torgal ed altri. Nel ripiano più basso altri volumi e cataloghi vari. Vediamo i volumi della Isola Trovata, vediamo i volumi di Domenico Denaro, riassunti dei vari personaggi, per finire Don Zauker e altri volumi vari. Questo scaffale inizia con una serie di cataloghi e albi vari spillati. Sotto ancora albi vari, qua riconosciamo le anastatiche degli albi di Topolino della Comic Art e sopra una ristampa di Kinoa degli anni 90. Qua ancora albi vari, mentre dall'altra parte abbiamo dei volumi. Abbiamo svoltato per vedere i dorsi, troviamo l'enciclopedia del fumetto della Sansoni, un mondo di fumetti della Cenisio, la Marvel Storia dei Supereroi editoriale Corno,
l'economia di zio Paperone. Scendendo abbiamo l'enciclopedia delle strisce, terza serie dei classici del fumetto di Repubblica, mentre sul retro vediamo la seconda serie dei classici del fumetto Repubblica, quelli con copertina nera. Proseguiamo con la rivista Mano, una serie di cataloghi, questi senza scritta sono della Glamour, alcuni delle mostre fatte qui a Certaldo, poi vediamo quelli di Prato e altri volumi vari. Segnaliamo il catalogo That's All Folk di Igort. Scendendo un ripiano interamente disneyano con i maestri Disney e poi la serie da edicola La grande dinastia dei paperi, ovvero la cronologia di Barks. Questo è l'albo originale di DC Comics della morte di Superman, che è qua ancora imbustato perché la data di uscita riportata sull'albo è quella del mio compleanno, 18 novembre 1992. Scendendo abbiamo i volumi di carattere erotico della Glittering Image edizioni Dessè con la rivista Diva. A fianco altri volumi della Glittering, poi quelli della Glamour, tra cui la rivista. Qua vediamo i primi numeri racchiusi in cofanetto. Scendendo abbiamo le ristampe della casa editrice Comic Art di giornali anteguerra, vediamo i volumi cartonati dell'Audace di Lothario Vecchi e poi scendendo abbiamo Topolino, tutto Topolino, Topolino il periodo di Nerbini, i tre porcellini, sotto ancora Topolino, Topolino e anche Paperino. Torniamo un attimo al ripiano di sopra, svoltando vediamo volumi di grande formato della Franco Cosimo Panini editore, quelli con copertina nera della Garzanti. Questa è la medaglia di Lucca Comics 2019. Tornando qua abbiamo volumi di Ugo Pratt, Ernie Pike, Willing, Cortes Contadetta Arcana, Siratta, il Bundukiya, ovvero Fiavola di Venezia, gli Scorpioni del Deserto. Sopra invece le copertine di Ken Parker, Avventure in Acquerello. La Grande Guerra di Joe Sacco, la panoramica. Volumi di Beppe Madaudo, I quattro incubi di Alberto Breccia, Il grande sogno di Roberto Vecchioni, doppio LP e volume cartonato, poi volumi della Glittering Image di Crepax e Magnus, libro delle Ferrovie dello Stato, quel fantastico treno, Gli Scorpioni del Deserto. Qua vediamo volumi delle edizioni paoline, mentre questi due all'interno dei cartoni sono il Texone di Magnus nella edizione Alessandro Editore e la terza parte di Jonas Fink, il libraio di Praga, sempre di Alessandro Editore. Scendendo abbiamo i volumi di Crepax della Olympia Press Italia. Qua volumi vari di grande formato, tra cui spicca l'Enciclopedia Mondiale del Fumetto e qua ancora Watchmen, il volumone fumetto per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Il piacere della paura ed altro. Scendendo ancora in basso, i volumi di Herman
di Alessandro Editore, i custodi del Maser, Peter Pan, Tecnopatri, Gipsy, i volumi della Bonelli d'Argo, Skymaster, Cage, Mortsinder ed altri. Per finire, due i volumi del Donald Duck Special dell'ANAF e il volume dedicato agli 80 anni di Barks della Celestial Arts in inglese. In questo scaffale più piccolo e parzialmente da riempire abbiamo volumi di piccolo formato acquistati di recente, altri invece un po' più vecchi. Sotto i volumi della Cosmo Books, le cronologie in particolare di Dick Tracy e Steve Canyon. Scendendo ancora vediamo una serie di volumi vari, da i recenti primi tre volumi di Tutto Tamburo a cose più vecchie come i volumi della Vallecchi, Lost Girl di Alan Moore e tutta una serie di volumi, gli ultimi No Pasaran di Vittorio Giardini. Scendendo vediamo sempre volumi di grande formato di varie epoche. Questi bianchi sono Le avventure della storia della Fabbri Editore. Gli ultimi, i Tex alla francese cartonati a colori. Qua vediamo i cartonati Mondadori Comics della collana Storica, che occupa anche tutta la fila dietro, e Storica Biografie. Questo è un inizio di collezione dell'Olimpo dei fumetti. Sotto abbiamo libri della casa editrice Cleaner Flug, altri libri vari, vediamo Asterius Polyp di Mazzucchelli, volumi Now Comics e alla fine tre libri di Pinocchio, uno di Mattotti e due di Iacovitti. Sotto una serie di libretti di piccolo formato come la collana Mille Lire di Stampa Alternativa. Questi sono albi della casa editrice Nuova Frontiera, questo qua è la collana Eldorado con Blueberry, questa invece è la collezione de Il Male. Sotto abbiamo gli albi di Oriente Express, a fianco gli albi di Pilò. Qua una serie di volumi cartonati e spillati della Comic Art, tra cui l'Eternauta e tutta una serie dell'Agente Segreto X9. Sotto ancora la rivista La Bancarella, gli albi di Frigidaire, una serie di volumi dell'ANAF. Sotto ancora riviste varie, questa è Totem Super, una serie di albi e volumi vari, questa è Comic Art, Terry e Pirati, questi invece sono tutti i cartonati di Sandman, prima edizione Magic Press. Qua vediamo nella fila dietro albi bonelliani, questi dovrebbero essere Tex, mentre davanti cose estremamente varie come La spada selvaggia di Conan, libri del Centro Fumetto Andrea Pazienza, i racconti scellerati di Edica. Scendendo abbiamo anche delle riviste, Scarpantibus, questo era Mago West, e qua se riusciamo a vedere
abbiamo anche i Ken Parker Magazine. Scendendo vediamo libri vari e alla fine una serie di volumi invece della Bao Publishing. Scendendo abbiamo libri di vari editori, vediamo Cerebus ad esempio, poi qua i numeri più recenti di Linus e del catalogo Anteprima. Scendendo ancora, libri di formato un po' più piccolo di editori vari. Scorriamo e alla fine vediamo Bacchus di Eddie Campbell. Scendendo ancora vediamo albi di grandissimo formato, questo è Alias Comics, sotto abbiamo Comic Art, il Flash Gordon della Comic Art. Scendendo ancora sempre ristampe della Comic Art, qui abbiamo Radio Pattuglia, sotto c'è Wash Tubs, qualcosa di Lee Labner, di qua formati molto più grandi e qua il Prince Valiant dell'editore Conti, se riusciamo a vedere. Sotto altri albi di grande formato, in particolare qua ci sono Frigidaire, di dietro anche i numeri più vecchi, e qua in qualche modo cose collegate come il Cannibale Commercials di Muscles. Sotto addirittura gli albi spillati di Capitan Mickey degli anni 90 e un po' di numeri de Il Giornalino. Qua abbiamo un ripiano con quattro file, nella terza vediamo i Nick Rider e qua davanti gli albettini allegati agli speciali della Bonelli e qua una serie di tascabili Daniel, prima edizione editoriale Corno, e i Magnus, la compagnia della forca e lo sconosciuto nella edizione Granata Press. Scendendo abbiamo All American Comics della Comic Art e altri albi vari, Granata Press ed altri editori. Qua un po' di curiosità di oggettini. Sotto una serie di volumi vari, tra cui quelli della K Edizioni, poi Magic Press e poi Granata Press e per finire Schizzo del centro fumetto Andrea Pazienza. Qua sotto vediamo Mondo Naif, alcuni volumi delle edizioni Becco Giallo, poi vediamo Come svanire completamente di Alessandro Baronciani, un volume di Chester Brown, uno di Jason Lutz, il commissario Spada nell'edizione Black Velvet, poi Le terre del sogno Magic Press, Sin City sempre Magic Press. Questi qua piccoli sono un Ratman e gli altri Arthur King. Qua ancora vediamo From Hell, prima edizione Magic Press, poi The Books of Magic e qua in alto primo volume, poi non ce ne sono stati altri purtroppo, di Dunesbury. Poi abbiamo Jimmy Corrigan nell'edizione Mondadori e il vecchissimo Cavernicolo Up, seconda edizione Comic Art 1966. Qua in terza fila una serie di saggi sul fumetto di varie epoche,
alla fine la prima edizione della guida al fumetto italiano. Dietro vediamo questi albi colorati, sono la ristampa della collana Un uomo, un'avventura della Hobby & Work anni 90. Questi neri sono la bellissima collana della Milano Libri, poi questi sono albi della Comic Art e per finire altri cataloghi vari. Sotto abbiamo un ripiano interamente dedicato ai libri di formato più piccolo della Bao Publishing. Si comincia con Palla Rossa e Palla Blu di Michael e Mirko per arrivare a Bon di Jeff Smith. Sotto una serie di albi generalmente di autoproduzioni, e questi sotto sono gli albi da edicola della Comic Art di Mandrake e Phantom. Qua abbiamo un po' di volumi della edizione Q-Press e qua roba varia, tra cui Pantheon di Alla Galla e altre cose varie. In fondo abbiamo giornali tipo Il Male con la nuova costituzione illustrata, abbiamo Cuore, ancora un supplemento del Male e Comics, il giornale dei fumetti, Franco Cosimo Panini editore. Nelle file dietro c'è quasi tutta la collezione. Altro ripiano con quattro file, in terza vediamo speciali della Bonelli, quelli di cui avevamo visto prima gli albettini allegati, e qua una ristampa di Alan Ford iniziata a metà anni 90, che mi è stata recente, fino al numero 109, mi è stato recentemente regalato da un amico che qua ringrazio. Scendendo ancora quattro file, vediamo dietro la Storia del West, la prima ristampa della Bonelli in 75 albi, e qua davanti I Tascabili di Angel Dark, Jezebel, Alcuni Criminal, Johnny Logan, e poi Shanna Shock, Spry Leeds, Ossian, i vecchissimi Corto Maltese nei Tascabili Bompiani, e poi qualche manga, I Cavalieri dello Zodiaco, Starlight e La Storia dei Tre Adolf. Scendendo vediamo The Complete Mouse e Comic Book Confidential, che sono CD contenenti filmati in inglese, poi tre volumi con le copertine de Il Vernacoliere, e poi David Murphy, L'Insonne, Esp, i recenti Color Tex, una serie di speciali Alan Ford e sempre da Alan Ford Le Storie del numero 1. Qua sotto vediamo in prima fila tutti i volumi del Criminal della Mondadori e a fianco i tre volumi del Diario del Cattivo Papà di Guy Delisle. Di dietro è una parte della collezione di Linus. Scendendo abbiamo dietro altri Linus e i supplementi di Linus, per finire volumi vari vecchi Milano Libri edizioni. L'ultima fila invece è interamente dedicata a Coconino Press, vediamo i 5 volumi di Blast, vediamo Icaro di Moebius e Taniguchi e poi alla fine la rivista Black in 10 volumi.
Scendendo abbiamo la rivista Alter Linus, che poi diventa Alter Alter, e poi il grande Alter, questi ultimi tre. Ancora sotto abbiamo i tesori Disney, l'intera serie di volumi cartonati, poi gli interessantissimi volumi del graphic journalism allegati anni fa al Corriere della Sera, libri in edizione economica. Poi abbiamo tutta la serie dei romanzi a fumetti della Bonelli nelle sue varie incarnazioni, che comprendono anche le miniserie, tra cui UT. Dietro non riusciamo a vedere bene, però ci sono i volumi di grande formato della Coconino, mentre sopra erano quelli più piccoli. Eccoli qua, che continua la serie. Vediamo quelli, i volumi di Gipi per esempio. Poi andando ancora avanti vediamo libri della edizioni L'Isola Trovata e i volumi invece di dell'editore Ivaldi, ancora L'Isola Trovata. Scendendo nell'ultimo ripiano abbiamo cose veramente varie disposte in orizzontale. Qua sopra vediamo il passato nel futuro, ovvero Paulus, nella prima edizione in due volumi delle edizioni Paoline. Qua abbiamo Sergio Staino 150 La Cop Canta, e qua il giornalone pubblicazione di Giovanni Gandini dopo aver ceduto la testata Linus. Qua vediamo sul retro albi vari della Bonelli, Zona X, Giulia, alcuni speciali e poi il Ken Parker serie oro, quindi della Parker editore. Davanti abbiamo i primi numeri di Diabolic Swiss e poi alcuni numeri invece della serie inedita di Diabolic. Qua volumi vari, prendiamo il primo, Femina Strips della Savelli. Qua abbiamo ristampe della casa editrice Nerbini. Qui la rivista Animals, Coniglio editore, volumi della Nafi. Scendendo abbiamo tutta la collezione della rivista Fumetto, prima era Il Fumetto dell'ANAF. Qua IF, anche tutti i numeri vecchi. Qua vediamo Hobby Comics, sotto ci sono riviste, questa che si intravede è Schizzo. Qua altri volumi della Nafi. E qua la rivista Comics, quella che fungeva da catalogo del Salone Internazionale di Lucca. Questo è il volume del 68. Scendendo abbiamo Fumo di China, l'intera serie dal primo numero del bollettino del Club Giovani Amici del Fumetto fino agli ultimi numeri. Poi ancora sotto vediamo di dietro riviste, in particolare gli ultimi numeri di Comic Art e poi altre, e davanti una serie di saggi sul fumetto, anche poi invece libri a fumetti. Questa è la rivista Da Impress e questi sono cataloghi di autori pubblicati dalla Glamour. Scendendo riprendiamo con la BAO, libri di formato ancora più piccolo, e poi altri volumi dello stesso formato. Dietro ancora riviste, l'Eternauta, qua c'è anche il famoso numero 0,
questo invece è Sergente Kirk. Scendendo ancora vediamo di dietro Lincoln, vediamo Black e Mortimer, vediamo in prima fila volumi delle edizioni paoline e qua Buck Rogers e Jeff Hawke. Davanti invece la prima serie dei fumetti di Repubblica. In fondo libri vari, questo è Lance McLean, editoriale Corno, come anche quelli sotto. Qua abbiamo AZ Comics, il primo volume enciclopedico sui fumetti, albi da edicola della Comic Art, Rip Kirby e cosette varie come Lo salviamo noi, il cinema di disegni e caviglia. Abbiamo terminato una visita superficiale alla biblioteca Poprite Fumetto, non abbiamo scavato nelle file di libri, albi e riviste che si trovano dietro, perché sarebbe stata un'impresa veramente titanica. Quello che vediamo è una cornice con un originale non firmato di Magnus dal Texone. Ciao a tutti!